Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di organizzazione della valigia. Si avvicina l'estate, si avvicinano le vacanze. Voglio proporvi un video aggiornato su questo tema. Ovviamente parliamo di una valigia bagaglia a mano che indicativamente potrà essere al massimo di 10 kg, poi dipende un po' dalle varie compagnie aeree. Partiamo subito col video e con le varie tips. Una cosa molto importante per risparmiare spazio in valigia è sicuramente quella di non portarsi troppe cose, quindi di portare solo l'essenziale. Per farlo, una cosa molto semplice che faccio ogni volta che devo viaggiare è quella di organizzare indicativamente quelli che saranno gli outfit. Se state via per 7 giorni, pensare a 7 outfit da giorno e 7 outfit da sera, indicativamente. E ovviamente i vari capi potranno essere intercambiabili, sicuramente le scarpe, e lo stesso vale per la giacca, o magari portarsi giusto una giacca o una felpa, per la sera, che siano comunque facilmente abbinabili con i vari outfit. Lo stesso magari vale per i pantaloni lunghi, un pochettino più morbidi, con dei tessuti un po' più estivi e più freschi. Una volta scelte tutte le cose che si andranno a portare, quindi avendo già un'idea dei vari look, dei vari capi che si andranno a mettere in valigia, a questo punto la cosa importante è quella di andarle a organizzare bene all'interno della valigia, di modo che vadano a occupare il meno spazio possibile. Per fare questo io personalmente utilizzo il metodo di arrotolare le cose in valigia, o arrotolarle o utilizzare il metodo KonMari. Io ho fatto tanti video a questo tema e lo utilizzo per i miei armadi, per i cassettoni principalmente, perché mi fa risparmiare tanto tanto spazio. Quindi l'importante non è piegare perfettamente le cose, ma far sì che occupino il meno spazio possibile. Infatti, quando poi inizio a mettere i vari capi in valigia, magari mi rendo conto che per questioni di spazio alcuni li devo ripiegare una seconda volta e dargli magari un'altra forma che si adatti meglio alla dimensione della valigia. Soprattutto nel caso dei capi estivi sarà molto più semplice realizzarlo. Se siete poi curiosi anche di vedere la versione invernale, vi lascio qua comunque il link del vecchio video che avevo fatto. Una volta messo il primo strato di capi in valigia, si può sicuramente aggiungere qualcosina nello strato superiore, soprattutto se avete magari delle camicette o comunque dei toppini molto leggeri, vi assicuro che è molto molto facile posizionarli anche uno sopra l'altro. Per le scarpe utilizzo dei contenitori o comunque dei sacchettini che mi permettano di non andare a sporcare la valigia. Io di solito li riciclo da vecchi acquisti che ho fatto e di solito quando magari acquistate una borsa vi viene con appunto questo involucro intorno e questi possono tornare utili sicuramente per la valigia e sono molto comodi perché essendo molto morbidi non vanno ad occupare spazio. Un'altra tecnica che utilizzo che mi è stata consigliata sotto il vecchio video di cui vi parlavo prima, è quella di infilare all'interno delle scarpe i calzini. Quindi ovviamente d'estate magari ci portiamo principalmente dei fantasmini o dei calzini bassi, un buon modo per ottimizzare lo spazio. Un'altra cosa importante è quello di utilizzare degli organizer. Vi permettono di compattare sempre di più le varie cose. Ad esempio, io a volte utilizzo questo piccolo organizer soprattutto per mutande e calzini. Mentre per quanto riguarda reggiseni e costumi, di solito vado ad utilizzare la parte superiore della valigia, la retina, e ovviamente se vado a mettere troppe cose mi va ad ingombrare. Altra buona soluzione per i reggiseni può essere quella di infilarli agli angolini della valigia. Per quanto riguarda invece gli organizer da valigia, credo che siano anche molto utili, però non ho mai avuto modo di provarli, li volevo ordinare su Amazon, ma qua non me li spediscono. Farò un ordine perché ho visto che costano circa 6 euro, 6-7 euro, li farò arrivare in Italia e poi farò la valigia del ritorno utilizzandoli e poi vi farò sapere ovviamente come mi sono trovata. Intanto vi lascio qua sotto il link se siete curiosi e soprattutto se li avete già provati, fatemi sapere come vi trovate. Essendo comunque morbidi, non dovrebbero andare ad occupare ulteriore spazio e quindi mi permetteranno sicuramente di compattare meglio il tutto. Per
per quanto riguarda il beauty, make-up e accessori vari da bagno, ovviamente nel mio caso io ne utilizzo già pochi quotidianamente, quindi utilizzo principalmente correttore, il mascara, la matita per le sopracciglia, il fondotinta, il rossetto per la sera e la cipria. E come vedete stanno tutti comodamente all'interno di questa pochettina da trucco. Di solito utilizzo per altre cose come magari lo spazzolino, il deodorante e accessori di vario tipo. Utilizzo invece quest'altro che è praticamente era una fodera di un portafoglio. E qui faccio stare tutte quelle altre cose come magari lo struccante. E cerco di prendere tutto in formato viaggio. Ovviamente non è necessario ogni volta andare ad acquistare prodotti in formato viaggio, ma una volta che avete i vari contenitori, se utilizzate uno struccante in formato viaggio, poi la volta successiva, una volta finito, potete riempirlo di nuovo con il vostro struccante e recuperare la boccetta. E si possono anche trovare dei set di contenitori da viaggio appositi anche per magari lo shampoo, bagnoschiuma e cose di questo tipo. Anche per il profumo vado ad utilizzare e a portarmi dei campioncini, stessa cosa magari per le creme e cose di questo tipo. Se voglio portarmi una borsa, oltre a quella che magari mi porto già sull'aereo, ne prediligo una piccolina, perché poi al suo interno posso mettere altre cose, come ad esempio braccialetti, collanine e orecchini vari, accessori per capelli, eccetera. Possono stare comodamente all'interno di una borsettina piccola. Se non la si va a riempire troppo, rimane comunque della stessa dimensione. Come vi dicevo prima, poi mi avanza ancora tantissimo spazio nella parte destra della valigia e a questo punto posso aggiungere magari delle giacche o delle felpe. E vado a piegare anche queste di modo che occupino meno spazio possibile, però a questo punto alcune cose le posso lasciare anche un po' più morbide, quindi per non spiegazzarle troppo la giacchetta la posso lasciare anche un po' più morbida. Stessa cosa se volete portarvi magari dei vestiti lunghi o un po' più particolari, di solito le cose un po' più carine le lascio per la fine, come ultima cosa prima di chiudere la valigia, e le lascio proprio nella parte sopra che va a coprire tutti gli altri capi. Adesso vi voglio parlare un po' della mia esperienza perché appunto io vivendo a Gran Canaria negli ultimi anni mi sono dovuta spostare parecchio e quindi diciamo che ho un po' imparato dai miei errori, quindi magari se all'inizio mi portavo tantissime cose, con il tempo sono riuscita a ridurle drasticamente. Una cosa fondamentale è quella di non portarsi cose superflue, come ad esempio magari asciugamani, phon e accessori di questo tipo. Dipende un po' da dove dobbiamo andare. Se ad esempio andiamo in vacanza, in base all'hotel, alla casa vacanza che abbiamo prenotato, se le prenotate tramite Booking o Airbnb, avrete modo sicuramente di verificare tutti gli accessori che sono presenti all'interno della casa. Quindi una delle cose che faccio immediatamente è quella di andare a verificare se nella casa sia già presente innanzitutto il phon, così evito di dovermelo portare perché anche i phon da viaggio vanno ad occupare un sacco di spazio. Che altre cose come ad esempio la lavatrice o comunque se è presente una lavanderia in zona, perché questo appunto mi permette di non dover portare una quantità eccessiva di indumenti, contando che posso appunto poi lavarli sul posto. E lo stesso vale anche per gli asciugamani, sia quelli da mare, perché a volte alcuni hotel vi forniscono addirittura il telo mare, che è proprio gli asciugamani per la doccia. In genere, nella maggior parte dei casi, per mia esperienza, delle cose che ho prenotato su Booking già mi fornivano tutti quelli che erano gli asciugamani, però anche magari shampoo e doccia schiuma, non è necessario portarseli poi da casa. Spero di non aver tralasciato nulla perché appunto ci sono tante cose da dire su questo tema. Fatemi sapere se questo video vi potrà tornare utile, se alcuni consigli già li conoscevate, se li mettete già in pratica e se ne avete di nuovi da darmi, appunto da consigliarmi. Io vi mando un bacione e vi auguro una buona vacanza nel caso in cui dobbiate partire e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!